Al primo piano, la sala circolare decorata a mosaico presenta una sequenza di grandi fotografie che mostrano la progressione della costruzione del villaggio Morelli e la trasformazione del versante montano in un paesaggio sanatoriale. Si passa poi alle sale con gli strumenti di analisi e cura. L'apparecchio da pneumotorace Forlanini serviva per far collassare il polmone colpito da tubercolosi, mettendolo a riposo tramite l'introduzione di un gas, così che la lesione potesse guarire, come viene narrato nella Montagna Magica di Thomas Mann. Nella vetrina si trovano alcuni curiosi timbri utilizzati al sanatorio Abetina di Sondalo per la compilazione delle cartelle cliniche, con raffigurazione del torace o dei polmoni. Nella sala dedicata alla cura, in veranda, si trovano la chaise longue con coperte per la cura dell'aria e un tavolino pieghevole con le cuffie per l'ascolto delle trasmissioni interne di musica in filo diffusione, la tazza, la sputacchiera e lo scaldino per le mani. Nell'ambulacro che riporta verso l'ingresso troviamo anche la barella fuoristrada che veniva utilizzata per il recupero dei degenti nel parco. Venne costruita nell'officina del villaggio. Al piano terra, sul bancone, una suggestiva archeologia delle apparecchiature tecniche per le analisi di laboratorio. Oggi molti di essi sono diventati tascabili, come il saturimetro, grazie all'evoluzione tecnica e informatica. Ogni padiglione di cura era dotato di sala cinematografica. Nei locali del museo sono state girate le scene iniziali del film di Vittorio De Sica del 1973, Una breve vacanza. Completano l'esposizione le foto storiche provenienti da Pineta di Sortenna, il primo sanatorio italiano costruito nel 1903.